Brown Jack in compagnia di Giovanni Giorgi, Lorenzo Poli, siamo qua, eccoci qui, ciao, Cesate. E, siamo qui a parlare di un progetto che ha una salsa nuova o che ha una struttura ormai annuale? Ma, quanta storia ha questo progetto? Diciamo che oggi tu sei qua per la prima volta in questo splendido paese, questo borgo che è molto... che si chiama Cesate, immerso nel verde, direbbero una piccola Svizzera, ok, in provincia di Milano, per avere un po' di ragguagli su quello che noi di solito facciamo quando ci uniamo in ritmica basso e batteria. Parla di ritmica. Poi in saletta a vedere qualche straccio dell'ultimissimo lavoro che abbiamo fatto insieme. Io, Lorenzo, e questo clarinettista che si chiama Mauro Negri, che vive a Mantova, uno degli esponenti del suo strumento più bravi in Europa. Quest'ultimo progetto si chiama GPN, trio dalle nostre iniziali, Giorgi, Poli e Negri. E abbiamo registrato, sempre qua a Cesate, il CD audio e il DVD, riprendendo in full HD con le camere. Figo. Tutto il... insomma, la performance in studio live, come si fa insomma di solito quando vai in studio, quando veramente stai registrando in diretta, come si dice in gergo musicale. E quindi questo è uno dei progetti che in questo periodo stiamo portando a termine. Lorenzo è un grandissimo esperto di tecniche di masterizzazione, mixaggio, e quindi diciamo che oltre al fatto di registrare e con me dividersi un po' il compito di mettere mano ai microfoni, alle posizioni, poi dopo insomma è parte integrante dello sviluppo del suono di questo progetto, e mentre io mi occupo anche della parte video, e quindi assemblo, monto, disfo e produco. Sì, io l'ultima volta che ti ho visto dal vivo, eravamo alla Salumeria della Musica e c'era Mr. Ciffarelli, era successo credo un annetto fa ormai, tu però sei l'attivo su più fronti, su più campi, se dovessi presentarti per un progetto solo sarebbe impossibile. Sono un po' operaio del mio strumento. Ecco, allora se dovessi chiederti in questo momento come stai vivendo questo progetto e quali sono le tue aspettative reali su questo progetto, cosa mi dici? Ma intanto devo dirti cosa rappresenta per me, esatto. Cioè come mi, diciamo cosa, come lo sento dentro. La mia vita musicalmente, dato che ho iniziato a farlo di mestiere che avevo 15 anni, lavorare conto terzi è bellissimo, è sempre molto stimolante, in quanto ogni giorno c'è un progetto nuovo, stili musicali differenti, dal rock al pop. Wow, ho massacrato. Si è massacrato un bambino. Ok, scusa, ci mancherebbe. Io bambino avrei pianto due ore di seguito, guarda, ha fatto tipo un collo d'angelo per terra, ho detto ciao, i denti si sono attaccati col collo. Io quando si ho detto è morto. Scusami, no, riparto da dove, mi sono fermato. Un attimo, perché io voglio dare un giorno storico. Tu vai pure. Ok. Ok, un bambino stava per morire, noi ci siamo fermati, ma... L'abbiamo salvato. Si è salvato. Interrompo per dire che questo è l'asilo che ho frequentato, e la scuola elementare da bambino, oh, ok? Yeah. Cesate. Ecco, qui, che ho sempre sognato poter dire questa cosa, che c'entra anche con la musica, perché sono diventato musicista. Perché qui giocavamo a calcetto. Qui dentro. Questo era il regno dei... bambini che dicevano ok, lui viene in squadra con me e l'altro invece no, e io ero sempre quello che alla fine stava in porta perché era incapace di giocare a calcio dignitosamente, ma anche da lì venivo stromesso. Quindi ma tu Giorgi l'hai preso ieri, no, tienilo tu oggi, ecco, questa è la porta e quella è la porta. Teatro di molte... Beh, è bello sapere questo, sapendo che il mio asilo adesso è un supermercato a Lecce. Intanto questa è l'entrata invece della scuola elementare, possiamo inquadrarla. Ecco. Non c'è... Qual è il tuo titolo di studio più alto? Ci stanno dentro? Sì, va alle superiori, però sono al liceo, ma... Comunque, è bellissimo, non c'erano le rondini. Comunque, tornando a noi... Il mio approccio, poi bello confrontarlo con quello di Lorenzo perché è diametralmente opposto. E ma poi non ne abbiamo mai parlato, forse così palesemente. Ne abbiamo parlato proprio per quest'ultimo progetto, perché tu mi avevi telefonato e mi hai detto
Ah no, certo, sì. E mi ha detto GB, perché mi sa quello GB. Ma tutto a posto, perché alla fine siamo stati più al bar che in sala prove. Avremmo suonato, guarda, non voglio esagerare, avremmo suonato di musica 25 minuti? Fai 30. Suonare con Giovanni, con Mauro, con Gigi Cifarelli, con, diciamo, con tutto questo tipo di musicisti non è facile, perché sono musicisti che hanno dedicato una vita invece non a quello che ho fatto io, ma veramente alla ricerca profonda della musica. Non che io non lo faccia, però l'ho fatto meno. Ho suonato tantissimo e suono tuttora tantissimo tutti i giorni, per lavoro o per passione. Però diciamo sempre avuto una grande ammirazione invece per chi rinuncia a questo aspetto per edificarsi musicalmente. Chiaramente ha degli svantaggi anche questa cosa, mi rendo conto. Però quando mi trovo vicino, mi trovo a suonare con questo tipo di musicisti, dico, devo veramente essere un libro aperto e tirare fuori il meglio di me. Sarebbe come dire, devo dire una cosa in Piazza del Duomo al microfono, cioè non posso tergiversare, certo, devo dire una cosa nella quale veramente credo, in poche parole, e fare in modo che venga capita. Prima. Ok, beh, allora direi che siamo pronti per andare a sentire qualcosa, un suono, due note, 5 minuti, di quello che rappresenta questi due splendidi musicisti che sono con me oggi. Quindi intanto vi ringrazio e grazie per questa passeggiata dentro Cesate e anche per i ceni storici. Ciao. E quindi ci vediamo in studio con loro fra poco. Oh, yes. Grande.
Thank you.